Direkstra Construction Business School London, Masters in Construction and Oil and Gas Sector, 23rd edition, for engineers, lawyers and controllers. Buongiorno a tutti, io sono Davide Casadio, sono responsabile selezione e sviluppo di risorse umane in CMC, il CMC Cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna. Il master come sta andando? Bene. So che è un ottimo master, ho visto anche il piano di studi, è molto molto interessante. Io inizierei con uno spot promozionale e vi spiega in poche parole fatte molto bene, molto incisive, chi siamo noi, che cosa facciamo e proprio dal di lì andiamo avanti insieme. La nostra storia inizia a Ravenna, nel 1901. Una storia fatta di tenacia e competenza, che ha fatto di CMC una delle prime imprese di costruzioni in Italia e nel mondo. Costruiamo grandi opere che aiutano comunità e persone a crescere e vivere meglio. Con la nostra esperienza creiamo nuove opportunità nei luoghi in cui operiamo. Chiaro, se lo guardo io mi emoziono perché vedo tante opere che abbiamo realizzato e al di là di tutte quelle che possono essere le difficoltà, l'impegno, il lavoro, vedere di lasciare questo tipo di tracce nel mondo è sicuramente emozionante. Anche per me che di fatto non lavoro in cantiere, okay? Però mi occupo di risorse umane, mi occupo delle persone che lavorano in quei cantieri, quindi mi identifico. E ci occupiamo di grandi opere infrastrutturali in Italia e soprattutto all'estero. Lavorano per noi circa 8.000-9.000 persone a seconda dell'entità dei lavori in corso, inclusi i locali all'estero, inclusi i TCN, ovvero le persone di terze nazionalità, il filippino che lavora in Sudafrica, il cinese che lavora in Cile, ok, più i nostri espatriati, per una struttura fissa, quindi 9.000-8.000, una struttura fissa di persone che si aggira sulle 466 unità, questo è l'ultimo dato, di cui, di questi 466, un 85% sono soci lavoratori. Un'altra cosa che avete visto, 1901, più di 100 anni di storia. Più di 100 anni di storia per un'azienda significa tanto, significa che è stata capace di superare periodi molto difficili, quindi praticamente due guerre mondiali, varie crisi più o meno economiche, ok, l'ultima crisi attuale. Quindi un'azienda che è riuscita ad avere continuità. Fin dal 1901 la responsabilità sociale, l'innovazione, la crescita professionale e umana guidano il nostro agire. L'appartenenza la vediamo sempre come uno dei punti di forza dei nostri lavoratori, dei nostri soci. Ed è quello che si cerca di tramandare, di passare, okay, a quelli che verranno, per far sì che noi possiamo avere altri 100 anni di storia. Noi siamo un'azienda che deve fare risultati per continuare nel tempo. Siamo entrati anche in borsa con obbligazioni e bond, che tra l'altro vedo che stanno andando anche molto bene, quindi cerchiamo anche nuove vie per ottenere finanziamenti in un periodo in cui il finanziamento è difficile comunque averli, sia a livello nazionale che internazionale. E abbiamo portato lavoro in Mozambico, siamo stati una delle prime imprese ad andare in Mozambico, siamo stati per anni fino a che non c'è arrivata l'avanzata dei cinesi, la prima impresa di costruzione in Mozambico. Così siamo una delle prime imprese italiane a essere andate in Cina, a essere rimaste in Cina. Questo siamo noi, quindi. Dove siamo nel mondo? E dove siamo stati e dove comunque continueremo ad essere? Ripeto, il nostro futuro dipende dal mondo. Allora, io una cosa di cui vi vorrei parlare oggi, che credo, spero, ma sono molto convinto possa essere di interesse per voi, è parlarvi di una cosa che è peculiare nostra, che abbiamo creato nel 2009 e si chiama CMC University. CMC University è la scuola manageriale del gruppo.
Okay. Noi individuiamo talenti all'interno delle persone che lavorano per noi, quindi che sono impegnate nei nostri cantieri, nelle nostre sedi, eccetera, e cerchiamo, una volta individuati quei sistemi di valutazione con le segnalazioni che ci fanno i vari project manager, i vari direttori di area, i vari direttori di divisione, di sviluppare quelli che possono essere i talenti, le persone che possono poi avere ruoli di responsabilità nella CMC che verrà, che sta venendo. Okay. Quindi le persone che lavorano per noi sono anche soggetti, in particolare i giovani, sono anche soggetti a un processo di valutazione. Questo è interessante. È interessante per noi, sicuramente è vitale. Per le persone che lavorano per noi è interessante, perché chi lavora, chi si impegna, vuole essere valutato, ha interesse, ha tutto l'interesse a essere valutato, a sapere cosa sta facendo bene, a sapere cosa non sta facendo bene e come può quindi migliorare. Quella che vedete qui, ad esempio, può essere il profilo di una persona, ad esempio di un nostro talento che abbiamo valutato recentemente, dove da 1 a 10 registra alcuni valori riferiti ad esempio all'orientamento al risultato, al contribuire al tutto, che è l'appartenenza. Concentrarsi su poche cose, priorità, sfruttare i punti di forza dei collaboratori, creare fiducia nei collaboratori, pensare positivo, problem solving. Se vi interessa CMC, se vi interessa il tipo di azienda, il tipo di lavori che fa, se vi interessa quello che è l'estero, perché ovviamente questa azienda si sta orientando verso l'estero, come potete immaginare le opportunità sono all'estero, dove l'estero, vi anticipo, non è Parigi, Londra, Barcellona. Sono paesi... Non abbiamo paesi complicati come la Nigeria, la Libia o situazioni in cui non si può lavorare, perché dove non si può lavorare semplicemente non si lavora, ok? Però comunque paesi che necessitano magari a volte di uno spirito di adattamento, non dico di avventura, per carità, non da Crocodile Dundee o cose del genere, però sicuramente voglia di conoscere certe opere, di cimentarsi con certe opere che necessariamente normalmente si fanno in paesi magari in via di sviluppo dove certe infrastrutture non ci sono, quindi vanno create. Ci sono posizioni aperte sicuramente sull'estero per profili anche già skillati. Ciononostante noi cerchiamo comunque di inserire anche giovani che hanno studiato, che frequentano master di questo tipo, quindi che hanno già un orientamento di un certo tipo. Allora, per candidarsi potete fare riferimento a loro, farci avere il CV tramite loro, poi loro ce lo mandano e noi li guardiamo. In ogni caso, noi abbiamo un sito molto curato, molto bello, dove si vedono anche tutti i nostri progetti, però ovviamente per voi il canale preferenziale sono loro, penso che però noi sappiamo i CV che ci mandano loro, ci cerchiamo anche in base date, se ci siete poi si possono fare due chiacchiere, si può fare un colloquio in CMC. Io vi ringrazio per l'attenzione e per la disponibilità. Dirextra Construction Business School London.